possiamo attivare le eliche girando tutte e due le leve a sinistra o a destra. Se non azioniamo la leva del gas di oltre il 10% per i primi tre secondi, le eliche si fermano. Allora, qui siamo nella modalità GPS. Si muove un po' in avanti. Ma direi che sta alquanto fermo. Siamo in modalità GPS. Vedete che tende a mantenere la posizione? Forse c'era da calibrare un pochino meglio la distanza del GPS dalla scheda di volo. Vediamo se si stabilizza, diciamo che il risultato è più che soddisfacente. Vedete, non sto toccando la trasmittente. Prende in questo momento 8 satelliti. Devo dire che volare in questo modo è meraviglioso, dopo che ho passato ore e ore appresso al CX-20, quando praticamente lo dovevo calibrare al Mission Planner, e non è mai stato così stabile qua. Direi che quasi posso azzardare a dire che sembra un Phantom travestito da CX-20. Anche praticamente le operazioni di atterraggio penso siano proprio tutta un'altra cosa. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza e stabilità. C'è un pochino di vento che praticamente lo porta un po' da una parte all'altra. Anche quel sostegno che io ho messo sotto chiaramente condiziona la resistenza al vento, e quindi magari lo fa barcollare un pochino. Forse c'è da sistemare un po' i PID.
molto tempo che desideravo farlo. Se io lo abbasso, quello ritorna nella sua posizione originale. Se io lo sposto, ritorna dalla sua posizione originale. Non so se avete visto come questo, la scheda di volo sia perfetta. Sta un metro all'on point. Stiamo in questo momento provando il fail safe. Sale a 20 metri circa. Dovrebbe posizionarsi sul low point. Sta leggermente in overing per qualche secondo. E piano piano adesso comincia la discesa. Lentamente sta cominciando la discesa. È meraviglioso. Mai provata una cosa del genere con l'altra scheda di volo. Guardate come scende lentamente. Un po' spostato sull'on point, si appoggia e dopo qualche secondo smorza anche i motori. Meraviglioso!